e dell'elenco annuale 2020, variazione numero 2 al bilancio di previsione 2019-2021, articolo 165, comma 1 del decreto legislativo 267-2000, applicazione avanzo accantonato, variazione programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e del programma incarichi. La parola al vice sindaco. Grazie Presidente. Eccoci qua, ciao ragazzi. Andiamo a votare queste piccole, all'inizio, variazioni di bilancio. Intanto per quanto riguarda l'area amministrativa andiamo a rimpinguare il capitolo relativo alle spese legali per un totale di 25.000 euro. La cifra è la stessa con cui abbiamo votato allo passato. Sentite? Che è questo rumore? È qualcuno che io sono al telefono. Ok, scusate. Andiamo a rimpinguare 25.403 euro, che è la stessa cifra che al passato consiglio abbiamo votato per la causa quella costruzioni d'arte. Poi andiamo ad inserire per 20.000 euro l'acquisto dell'isola ecologica informatizzata finanziata da un contributo Auri per 6.660 euro e la differenza da risorse correnti. Andiamo ad inserire manutenzione straordinaria a LED, ne abbiamo già parlato nella relazione di bilancio del DUP, perché nel DUP già era inserito, di questo contributo del MISE per un totale di 130.000 euro che sarà destinato alla realizzazione di nuove linee di pubblica illuminazione dove in quelle strade periferiche, diciamo, che oggi ne sono sprovviste. E per ultimo, ma per importanza, diciamo, è il primo, andiamo ad inserire in bilancio l'ampliamento del plesso scolastico di via Settembrini per un importo di 730.000 euro finanziato per 230.000 tramite il ricorso all'indebitamento e per 500.000 da un contributo statale. Proprio di oggi ci è arrivata comunicazione riguardo ovviamente a questo contributo ministeriale, che lo stesso contributo che era al vaglio della Corte dei Conti per la legittimità, ci è arrivata proprio oggi comunicazione che la Corte dei Conti sta registrando un decreto d'urgenza per assegnare alcuni contributi, tra cui è compreso questo di Corciano. Dunque ovviamente come ente cercheremo di fare il possibile, tutti gli atti necessari a velocizzare tutto. È ovvio che la situazione è drammatica, dunque incrociamo tutti le dita. Approfitterei, se posso, di questa sede anche per mandare un caro saluto e un caro abbraccio al vice ministro Annascani, che come sapete anche lei ora è a casa, è risultata positiva al Covid-19, ma è anche grazie al suo tanto impegno che potremo usufruire di queste risorse. Dunque un caro saluto al vice ministro Annascani. Grazie.